Raccolta carta e cartone, ecco cosa cambia. Comune ASM Pavia hanno stabilito che a partire dal 14 marzo sarà avviato un servizio navetta per la raccolta differenziata della carta e del cartone per gli esercizi commerciali del centro storico. Quindi un progetto, assessore, che viene incontro alle esigenze dei nostri commercianti. Sì, assolutamente, perché coordina praticamente quello che è lo smaltimento di carta e cartone all'interno dei nostri negozi o esercizi commerciali. Il commerciante non terrà più all'interno i cartoni aspettando appunto il giorno per l'esposizione, anzi non dovrà più esporre i cartoni, ma ci saranno due mezzi compattatori appositi che passeranno tutti i giorni per due volte al giorno, quindi per orari del mattino e del pomeriggio, a ritirare questo rifiuto. Un rifiuto che fino ad ora era appunto abbandonato e lasciato fuori dagli esercizi, sulle nostre strade, sui marciapiedi, agli angoli delle strade. In questo modo si evita anche questa brutta immagine della città, si evita anche che chi passa, come spesso accade, approfitta e lascia magari altri tipi di rifiuti all'interno di questi cartoni, e quindi andiamo incontro al decoro urbano, andiamo incontro a una città più ordinata e più pulita. Presidente, le chiedo banalmente di illustrare questo progetto. Dunque, il progetto verte a ottenere condizioni di totale decoro nel centro storico della città, e quindi vedere l'assenza totale di tutto quello che è la frazione di rifiuto depositata dall'utente, in questo caso degli utenti commerciali. Quindi quello che chiediamo agli esercizi commerciali di Pavia è di non esporre più rifiuto. Sarà SM attraverso delle navette e specifiche fermate in 30 punti specifici della città ad occuparsi del prelievo su ognuno degli esercizi commerciali dei rifiuti smaltiti dagli utenti. Per cui l'obiettivo ultimo è appunto arrivare all'assenza di esposizione sulle vie della città, e quindi garantire una migliore percorribilità e una migliore percezione del decoro cittadino. Da quando partirà questo nuovo servizio? Questo servizio partirà entro 15 giorni, quindi metà del mese di marzo. L'obiettivo è una prima fase sperimentale, superata la quale poi ci attendiamo che tutti gli esercizi commerciali si allineino a questa nuova regola di gestione del rifiuto, e poi a regime naturalmente l'azienda procederà con i controlli.